Marco Evangelisti chiaramente raggiante dopo questi due bei successi ottenuti, ma maggiormente oggi è la dimostrazione che i nostri ragazzi non sono più secondi a nessuno. L'abbiamo detto da tempo, ma veramente la conferma è oggi, anche se è stata una giornata negativa, ma 73-52, 20 punti, iniziati già a 10 punti di vantaggio nel primo tempo, è la dimostrazione che i ragazzi ci sono fisicamente e con la testa. Grazie a mister che ha saputo plasmare questi ragazzi e ci aspettiamo da loro a questo punto qui tante cose belle. Ma io non ho mai avuto dubbi dei ragazzi che non ci fossero e abbiamo passato momenti belli, momenti un po' meno, ma come fa sempre parte di tutta l'annata. Io onestamente abbiamo sbagliato una partita sola in tutto il campionato, abbiamo sbagliato la partita di Aster Fiorentino, dopodiché ce le siamo giocate tutte o abbiamo sempre dato il 110%. Onestamente stasera, ma non solo stasera, nell'ultimo periodo, le ultime 5 partite sono state eccezionali da un punto di vista di applicazione, da un punto di vista di energia, di collaborazioni, di sensazioni anche a stare in panchina, che ognuno aiuta l'altro. Cioè, onestamente possiamo anche essere, sicuramente siamo più meno tecnici o meno talentuosi di molte squadre, però quello che secondo me le altre hanno meno di noi è sicuramente, e sono sincero nel dirlo, è il cuore. Cioè, qui c'è un gruppo vero, un gruppo di ragazzi di Arezzo che è riuscito a coinvolgere benissimo i giovani e a coinvolgere i nuovi arrivati. E per me onestamente è facile allenare questa squadra. Cioè, oggi hanno dato tutto quello che avevano, danno sempre quello che gli chiedo e ora sono contento, onestamente non posso dire altro. È quello che si aspettano gli aretini, la contentezza dei nostri ragazzi, la motivazione che è stata data a tutto il gruppo dal coach Marco Evangelisti. Quindi un ringraziamento a lui, un ringraziamento a tutta la squadra che sta dando sempre il massimo di se stessa, il massimo degli elementi, con tutta la grinta, con tutta la determinazione, con tutta la volontà. Anche nei momenti negativi vediamo questa aggressività benevola, chiamiamola così, non aggressività fisica, ma questa voglia di vincere, voglia di portare il blasone amaranto in alto. E quindi noi ringraziamo Marco per quello che ha fatto finora e per quello che farà in futuro. No, ma io, chiaramente non ci aspettiamo grosse cose, però abbiamo inteso quello che stanno dando i ragazzi. No, ma io ho detto queste cose perché a volte si guarda solo il risultato, no? La squadra ha perso, ma io onestamente di tutte le partite che abbiamo fatto credo sia la 23esima questa, se non mi sbaglio. Io che ne abbiamo sbagliata una come approccio c'è solo Castel Fiorentino. Quindi onestamente non riesco a dire niente ai ragazzi, gli posso dire che bisogna continuare così se si può fare qualcosa di meglio di quanto siamo noi, no? Bene. Però bravi, bravi tutti davvero. Bene.